Salve a tutti e benvenuti sul mio canale di cucina, cucinando per caso e per passione. Il piatto di oggi è spezzatino di pollo al forno con patate. Facciamo un pollo al forno con patate. C'è un primo passaggio che sarà quello che faremo sul fuoco e poi passeremo al forno. Gli ingredienti sono: un chilo di pollo, io l'ho fatto fare a pezzi, io ho preso cosce e anchette, voi potete prendere un pollo e ve lo fate tagliare a pezzi. Un pomodoro maturo, mezzo chilo di patate, una cipolla, questa è 35 grammi, quindi calcolate. Aglio in polvere, se vi piace potete mettere anche l'aglio a pezzi, uno spicchio, due spicchi d'aglio, però ricordatevelo poi di levarlo, se no altrimenti si consuma e diventa indigesto. Olio extravergine, spezie per griglia, rosmarino, sale, vino bianco secco. In più metteremo del curry per le nostre patate. Ho tagliato la cipolla, adesso ci metto un po' d'olio, diciamo un 3-4 cucchiai, un poco di acqua, come mia abitudine, e ci sistemiamo il nostro pollo che ho lavato e levate tutte le parti, se ci sono, sanguinolente. Lo sistemiamo nella nostra teglia che poi dopo metteremo nel forno. Ecco qui. Adesso aggiungiamo l'aglio, un pochettino adesso, e un po' di aromi. Adesso ho acceso, faccio incominciare a rosolare un poco e poi aggiungeremo il vino. Adesso ci aggiungiamo il vino e una mezza tazzina da caffè di vino. E lo facciamo sfumare. Anche mentre il nostro vino sfuma, giriamo sempre il nostro pollo in modo da farlo rotolare e fare, diciamo, assorbire il nostro vino in tutte le sue parti. Ora che il nostro vino è sfumato, io ho abbassato la fiamma, spengo, ci metto il pomodoro, il rosmarino, a gusto vostro, vi piace di più, vi piace di meno, vedete voi, un altro poco di aglio in polvere. Se avete messo lo spicchio d'aglio, arrivate a questo punto lo dovete adesso fare. È pronto, lo possiamo infornare, lo inforniamo per un 45-50 minuti perché un po' di cottura l'abbiamo fatta adesso. Controlliamo sempre comunque la cottura perché a seconda la grandezza del pollo, dei pezzi, varia, a 180 gradi, poi quando mettiamo le patate alziamo a 200 gradi. Abbiamo tagliato le nostre patate, adesso le sciacquiamo e poi le mettiamo a bollire con un po' di sale per un 6-7 minuti. Ho messo le patate sul fuoco, adesso le saliamo e mettiamo un coperchio, non le chiudiamo però del tutto, e le facciamo cuocere per 7-8 minuti. Passata un 20 minuti, giriamo il nostro pollo e lo rimettiamo nel forno, in modo che sono passati praticamente 40 minuti da quando ho messo il nostro pollo nel forno. Adesso l'ho cacciato perché, vedete, ho scolato le nostre patate, le ho fatte intiepidire. Adesso ci aggiungo un po' di sale il nostro curry, a piacere ovviamente, a chi piace di più, a chi piace di meno. A me piace il curry, è molto buono, dà un gusto particolare alle patate.
Infatti sul mio canale c'è una ricetta semplicissima con le patate al curry che ha avuto molto successo. Adesso le giriamo un poco e le mettiamo nel nostro pollo. Ecco qui. Un poco d'olio. E rinforniamo in modo da far insaporire e finire di cuocere le nostre patate e il nostro pollo. Ecco qui. Inforniamo diciamo per un altro 20 minuti più o meno. Il nostro pollo è cotto. In tutto ci ha messo più o meno un'ora. Adesso se non lo serviamo subito e dobbiamo lasciarlo poi così, insomma, copriamolo con un foglio di alluminio e al momento lo riscaldiamo. Ecco qui il nostro pollo pronto per essere servito e buon appetito!